Vediamo come cambia il turismo con la paura del terrorismo e quali sono i principali protagonisti di questo settore che sta andando molto bene e che sono stati premiati. La paura cambia i flussi turistici ma non toglie la voglia di viaggiare. Tutto è a portata di mano per facilità di connessione e per costi di viaggio a buon mercato. Ma per paradosso il mondo si fa sempre più piccolo a causa di tensioni e rischi terrorismo. Nonostante ciò aumentano i viaggiatori, più 5% lo scorso anno. Francia, Stati Uniti e Spagna i paesi più visitati, poi la Cina, l'Italia ancora indietro. Crollo verticale dell'Africa del Nord. Gli ultimi casi Egitto, Tunisia e Turchia, per non parlare della Libia che prima della fine di Gheddafi si stava aprendo al turismo internazionale. In gergo gli operatori del settore chiamano l'indicazione che arriva dal Ministero degli Esteri di evitare certe zone lo sconsiglio. A sorpresa però nella stessa fetta di mondo ci sono paesi che alla Borsa del Turismo di Milano investono e si propongono per fascino e sicurezza. Fra questi Azerbaigian, Giordania e soprattutto Iran. Per quanto riguarda sicurezza abbiamo un governo così forte in piedi che sta aiutando problematiche del Medio Oriente nel tutti gli altri paesi insieme con Occidente, insieme con America, Europa. E anche per questioni di sicurezza ci si aspetta una grande stagione in Italia. Città d'arte e posti di mare si preparano a ricevere più turisti europei rispetto agli anni scorsi. A Forte dei Marmi si punta come sempre sull'esclusività. Senza muoversi dal nostro mare restano imbattibili Sardegna, Calabria e Sicilia. Se si aggiungono la scoperta del patrimonio artistico e la ricerca di ricchezze del palato, la Puglia è lanciatissima per il pienone estivo e non solo. E strutturiamo insieme un piano strategico per l'offerta turistica per aumentarla e farla crescere durante tutto l'anno. Il nostro obiettivo è avere più turisti internazionali all'interno di una destinazione come la nostra, che nel bacino del Mediterraneo si rivela non solo promettente per il mare, meraviglioso, ma anche per l'arte, la cultura e l'enogastronomia. Volume d'affari di oltre 165 miliardi di euro, pari al 10,7% del prodotto nazionale italiano. Un settore sempre più strategico, la cui importanza è stata ribadita a Milano in concomitanza con il BIT in occasione della consegna del premio Excellent dedicato ai protagonisti dell'industria turistica di alta qualità, giunto alla sua 21esima edizione. Il turismo ha tenuto, anzi c'è stato un incremento nel 2015, ma si prevede un aumento anche nel 2016 per motivi congiunturali e anche perché la crisi medio orientale e di altri paesi favorisce poi le presenze del turismo in Italia. Tra i premiati il ministro del turismo Dario Franceschini, il sindaco di Milano Pisapia per il ruolo trainante dell'Expo e padre Maurizio Annoni della Fondazione Opera San Francesco di Milano, impegnata quotidianamente nell'assistenza e solidarietà a poveri ed emarginati. Credo che chi fa il turista deve avere sempre un occhio di attenzione nei luoghi dove va. Bisogna anche guardare chi ci abita, le condizioni di vita delle persone che vi abitano. Quelli che noi serviamo in Opera San Francesco per i poveri non fanno una libera scelta, non sono turisti, sono persone che hanno vissuto nei loro paesi anche alcune situazioni, in molti casi situazioni drammatiche. A crescere nel 2015 è stato soprattutto il turismo interno, con quasi 8 milioni fra posti letto e strutture ricettive, per un giro d'affari di 103 miliardi di euro, pari al 6,7% del PIL italiano. E dopo anni di stasi o di calo del turismo interno, quest'anno alla crescita costante del turismo internazionale si è aggiunta anche un ritorno del turismo interno, quindi è un contributo importantissimo alla crescita, al PIL, e soprattutto ci sono margini di crescita enormi per il futuro.